Ti presento, avvocato, una nostra cara dottoressa, biologa, e affrontiamo con lei un discorso completamente diverso, ma comunque similare perché riguarda in maniera antropologica l'utilizzo di quella biologia, di quella natura essenziale che ci aiuta in qualche modo e ci ha aiutato nella storia ad arrivare alla farmacia, tutto quello che c'è da sapere sui farmaci, ma soprattutto ci ha aiutato ad sviluppare quelle che sono determinate branche della farmacia e che oggi in qualche modo vanno rivalutate. E sto parlando della dottoressa Cristina De Berardinis che come ogni settimana e ogni giovedì ci porta nel fantastico mondo di fiori, piante, radici e oli essenziali. Buon pomeriggio Mano, buon pomeriggio Emanuele, buon pomeriggio al pubblico e all'avvocato che è il tuo ospite di questo pomeriggio. Salve. E salve. E oggi parleremo di un olio essenziale che viene chiamato anche l'olio della memoria, quindi c'è anche una sorta di riferimento al tema di questo pomeriggio. E sto parlando del rosmarino, che è un arbusto apprezzato prevalentemente in cucina, ma che ha anche un ambito medico, come ci ha appena accennato Manuela. È originario del Mediterraneo, quindi cresce prevalentemente sulle coste e vicino al mare. Questo dà il nome a questa pianta, infatti rosmarino vuol dire proprio rosa del mare. La leggenda narra che durante la sua fuga dall'Egitto, la Vergine Maria, durante una pausa, si tolse il velo e lo appoggiò su un cespuglio di rosmarino. Da quel momento in poi i fiori diventarono da bianchi a azzurri violetti, come appunto il suo mantello. Ci sono tante varietà di rosmarino, l'olio essenziale che è il suo componente più forte utilizzato nella farmacopea, si ottiene dal rosmarino officinale e questo rosmarino in base alle aree in cui viene raccolto, in base alle condizioni climatiche, produce diversi principi attivi. Quindi l'olio di per sé contiene all'incirca un centinaio di principi attivi, però possiamo distinguere quelli che sono i tre chemiotipi, quindi tipi a seconda della composizione chimica, al cui interno c'è una prevalenza di molecole. Abbiamo il rosmarino officinale che ha un contenuto molto importante di berberone, quindi chemiotipo berberone, e che viene raccolto in Corsica. Le sue proprietà sono legate alla depurazione del fegato. Poi abbiamo il rosmarino con chemiotipo della canfora, che invece è utile, ecco qui adesso vediamo anche il cartello, per il benessere dei muscoli e delle articolazioni, e questo si ottiene prevalentemente dalle specie che crescono nella Spagna. L'ultimo è il rosmarino contenente cineolo che cresce in Marocco e in Tunisia e è utilizzato prevalentemente per le affezioni respiratorie. Il rosmarino ha delle proprietà altamente antiossidanti e batteriche e l'ambito medico, il suo utilizzo in ambito medico, il primo utilizzo appunto risale durante le pandemie di peste. Perché vennero arrestati quattro ladroni che riuscivano a intrufolarsi nelle case dei malati senza essere infettati e contagiati. E poi, quando li hanno arrestati, hanno svelato il loro segreto, che sono riusciti appunto a fare tutto questo perché avevano creato l'aceto dei quattro ladroni, che abbiamo appena visto anche in foto, che è un costituente formato appunto da aceto, olio essenziale di rosmarino e altri ingredienti. Questo veniva messo sul petto e all'interno di protezioni respiratorie e ha permesso a questi quattro ladroni di riuscire a derubare le case dei malati per lungo tempo. Questa bottiglietta ha un reperto storico che adesso è custodito nel Museo di Tolosa in Francia e negli ultimi decenni anche la scienza è stata in grado di mostrare altre proprietà legate a questo olio essenziale. Quindi possiamo annusare il profumo dell'olio per supportare la memoria,
in modo particolare quella a lungo termine, è stata fatta un'indagine proprio su degli studenti che hanno visto che dopo aver annusato l'olio essenziale di rosmarino riuscivano a elaborare più velocemente i calcoli matematici. Io Ecco, non l'ho ancora provato, questa me però la non penso che segno. per me Perché funzioni. allora io ho sempre i miei oli essenziali preferiti, ma ogni puntata, dottoressa Cristina, mi fai cambiare idea, cioè me li aggiungo tutti. Sì, guarda, questa proprietà sul calcolo matematico accelerato dal rosmarino con me non funziona. Io proprio in matematica sono un caso Siamo disperato. due. La matematica non sarà mai il mio mestiere. Però vabbè, dai, cerchiamo di essere un po' Applico, ma fiduciosi non nel sono rosmarino. proprio. C'è l'avvocato che ride sotto i baffi, come si suol dire. No, interessante perché davvero non immaginavo se potesse avere anche queste proprietà. Gli oli essenziali sono fondamentali, bisogna ritornare ad avere queste sane abitudini come un Assolutamente. tempo. Proveremo l'olio essenziale. Non finisce qui però, dottoressa Cristina. Non finisce qui, oltre alle proprietà sulla memoria, il rosmarino è un potente tonico energizzante, tant'è che può essere utilizzato anche per quelle persone che soffrono di pressione bassa. Quindi si può massaggiare alla base della nuca, sui polsi e sul petto per dare un tono, più alto. Io però preferisco utilizzarlo per il benessere dei capelli, perché a livello scientifico in assoluto l'interesse sul rosmarino risiede proprio in questa area. Il suo olio essenziale è in grado di supportare la crescita dei capelli e la loro resistenza. Quindi io faccio delle maschere utilizzando semplicemente un po' di miele, quindi metto un cucchiaino di miele, due gocce di rosmarino. Li massaggio questa formulazione sul cuoio capelluto e lo tengo in posa 20 minuti prima di lavare i capelli. Poi l'acqua tiepida sarà in grado di sciogliere perfettamente il miele e, contrariamente a come si può immaginare, non vengono lasciati i capelli appiccicosi, ecco come il Gli miele. antichi rimedi della nonna e non solo. Sono. Esatto, esattamente. Oppure a volte ne aggiungo nello shampoo direttamente, magari prendo il flaconcino di shampoo, lo arricchisco con il rosmarino perché è anche un potente antiforfora. Quindi, per quanto riguarda la questione di rallentare la caduta dei capelli, c'è da fare una premessa che le cause sono diverse. La prima causa è dovuta agli squilibri ormonali e alle questioni di stress, dove gli oli essenziali possono essere di supporto da questo punto di vista. Un'altra causa invece riguarda la sedentarietà e il consumo di alti livelli di zucchero. Quindi per quest'altra causa che può essere una delle cause della perdita dei capelli, l'unico ingrediente è la nostra determinazione, la nostra volontà. Quindi attuare quelle scelte quotidiane utili per appunto prevenire la caduta dei capelli. Sani Un stili altro. di vita, diciamo Uno stile, sempre. sì, perché gli oli sono straordinari, però di base non fanno i miracoli. I veri miracoli li facciamo noi ogni volta che intraprendiamo quelle scelte orientate al nostro benessere. E generalmente dobbiamo scegliere dalla mattina alla sera, quindi quasi tutte le situazioni della giornata. L'ultimo fattore è quello che riguarda la predisposizione genetica che ci aiuta a comprendere che dobbiamo dare più attenzione alla prevenzione. Quindi gli oli essenziali sono straordinari perché ci aiutano sia nella gestione emozionale che nel riequilibrio endocrino, ma come abbiamo appena detto, siamo noi che riflettiamo le scelte che facciamo durante la giornata e per il nostro benessere. Per quanto riguarda i capelli, un altro fattore critico che mi chiedono spesso riguarda la crescita dei capelli bianchi. Quindi col tempo i follicoli peliferi perdono le cellule del pigmento e iniziano appunto a diventare bianchi. Una mia amica qualche tempo fa mi ha raccontato che notava che dopo aver aggiunto il rosmarino nello shampoo, anche la sua parrucchiera aveva notato che i capelli bianchi crescevano con meno velocità. Quindi sono andata a fare una ricerca e ho scoperto che nel 2016 è stata fatta
una ricerca sullo sbiancamento precoce dei capelli che è correlato a bassi livelli di ferritina. E lì mi si è accesa una lampadina perché tra le proprietà del rosmarino c'è proprio quello di aumentare i livelli di ferritina, che è questa proteina che immagazzina il ferro e che infatti è consigliato anche in casi di anemia. Che poi è anche riconducibile, se non sbaglio, a questo periodo come integratore, è stato nominato e presa in considerazione come la vitamina D, la vitamina C, per alzare le difese immunitarie, se ne è parlato tanto, contro le influenze e l'influenza da coronavirus. L'ultima fetta di curiosità legata al rosmarino è anche in ambito di astrologia, giusto? Sì, in astrologia perché comunque il rosmarino in antichità ad ogni pianta viene associata un'energia planetaria. Il rosmarino è associato all'energia solare e in questa particolare giornata oggi stiamo vivendo sotto l'effetto di quella che è la luna piena. Quindi noi sappiamo perfettamente che la luna riesce a governare le maree. Sappiamo che il pianeta è composto dal 30% della parte terrestre e del 70% della parte sommersa dalle acque, e da lì hanno origine tutti gli esseri viventi. Quindi ogni individuo porta dentro di sé una grande quantità di acqua. Anche noi siamo un calderone di reazioni chimiche e l'uomo contiene dal 60 al 70% di acqua. Quindi se sappiamo che la luna condiziona le maree, possiamo considerare anche che ci sia una sorta di condizionamento anche nell'uomo. Però scientificamente è stato dimostrato solo che durante le fasi lunari, nel periodo di luna piena, le persone tendono a dormire meno o comunque a aumentare i livelli di ad abbassare i livelli di melatonina, che è l'ormone appunto che serve per dormire meglio. Quindi non ci sono riscontri scientifici particolari, però sappiamo che nella tradizione popolare le fasi lunari hanno da sempre stabilito i tempi di raccolta, di imbottigliamento dei vini e anche quelle che sono le pratiche di bellezza. Quindi oggi in modo particolare stiamo vivendo la luna piena nella costellazione del Leone, che secondo la tradizione popolare era proprio il periodo ideale per spuntare i capelli e farli ricrescere più forti come quelli di una criniera di Di un leone. leone. E chiudiamo con questo messaggio di forza del re della foresta, ma soprattutto con il messaggio della regia, perché adesso voglio far sorridere tutto il pubblico di Pourparler, non solo, anche l'avvocato mi strappa un sorriso. Mi chiedono: ma sulla carne è giusto metterlo poi alla fine il rosmarino? Allora, è una domanda perfetta perché l'arbusto di rosmarino messo negli arrosti, soprattutto quelli di carne, riesce a far produrre meropirimidine, ovvero c'è presente quando si cuoce la carne, si fa quella crosta dorata che tendenzialmente dovremmo evitare perché ha dei fattori cancerogenici. Però mettendo un arbusto di rosmarino si abbassa la temperatura cioè si alza la temperatura di denaturazione delle proteine e quindi fa meglio, cioè fa bene metterlo negli arrosti perché produciamo meno pirimidine Aggiudicato. sulla carne. Aggiudicato. Grazie, dottoressa Cristina. Rimani collegata per i saluti finali. Avvocato, in Ok. cucina come andiamo? Oggi abbiamo parlato anche di questo, per spezzare anche un momento, visto che è orario aperitivo, ci divertiamo e ci salutiamo così. Me la cavo discretamente, me la cavo. Poi non pratico, però insomma Ah, ecco il la teoria la classico. conosco, però. L'importante è La mangiare, teoria non la conosco, però. cucinare. Avvocato, grazie Grazie a infinitamente per il voi. supporto e Grazie. soprattutto per il grande percorso che faremo insieme, perché è fondamentale. La storia è molto, molto importante. E noi, come ogni giorno, ci ritroveremo anche domani. Grazie alla dottoressa Cristina De Berardinis, che è sempre un Grazie a te, incanto Manuela. ascoltarla e avere tutte le sue nozioni.
che riguardano non solo la biologia. E come sempre, ah, che bello, grazie regia, grazie alla bravissima regia oggi coordinata da Francesco Marconi e Pierluigi Bolettini, grazie pubblico, grazie. Un ringraziamento particolare alle ragazze dei social che ci aiutano e ci coordinano con le dirette Facebook, anche sulle nostre pagine, quindi mettete like, seguite i backstage, ritrovate le nostre puntate, se ci avete perso in qualche passaggio sul nostro canale YouTube, Vera TV è sempre con voi, pur parlare ogni pomeriggio dalle 17 alle 19, quindi non ci rimane che salutarci, darvi buon proseguimento di serata, mi raccomando rimanete sintonizzati perché ci sono tantissimi altri programmi del TG e ci vediamo domani. Grazie.